Ok, raga, addosso. Ciao a tutti amici fra amici nerd, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video su Fallout 4. Come vedete sono in tenuta da sopravvissuto, ho messo il cappellino apposta per immedesimarmi di più. Allora, qui sto giocando con un fucile a cecchino silenziato che ha parecchio danno rispetto all'altro cecchino che ho, che adesso vi farò vedere perché ho tutte le armi diverse rispetto all'episodio precedente in cui avevo 5 ore di gioco, adesso ne ho tipo 16 e sono a livello 16. Qui siamo a Diamond City, ovvero la città in cui non si spara perché è una città civile, diciamo. Lei è Piper, che vabbè, no, lei è Nat, che è una tizia, e volevo farvi vedere un po' com'è la città, è un po' un delirio, cioè, è ovviamente governata da questi qua della sicurezza di Diamond City, perché loro, con la mazza da baseball, tengono l'ordine in città, praticamente, ma adesso non volevo soffermarmi qua, ovviamente possiamo rubare le cose, ma non è il caso. Come potete vedere ho messo l'HUD rosso, l'HUD rosso, e mentre il Pip-Boy bianco. Trovo questo abbinamento davvero figo e la possibilità di cambiare colore al Pip-Boy e all'HUD, all'HUD, trovo che sia una grande genialata. Hanno fatto bene a metterla perché è una figata. Tutti i colori possibili potete mettere, ovviamente. Qua vorrei rubare gli steampunk, ma non è il caso. Allora, intanto, prima di iniziare, volevo invitare tutti quanti, volevo autosponsorizzare il Let's Play di Rise of the Tomb Raider, perché lo sto trovando davvero un gioco della Madonna, e so che nessuno lo sta giocando, perché sta facendo poche vendite, siccome l'Xbox One in Italia non ce l'ha nessuno, quindi se volete seguire una serie bella, Rise of the Tomb Raider, davvero, al momento, sono quasi a metà gioco adesso che vi sto parlando, è un gioco della Madonna, davvero merita troppo. Comunque, a parte le cazzate, volevo farvi vedere un po' l'inventario, vabbè, dopo lo vediamo. Cosa volevo fare in questo episodio? Volevo fare una missione dei Minutemen, una delle missioni più importanti dei Minutemen, perché adesso andremo a fare la strada per... no, cazzo dico, la lotta per l'indipendenza. Incontra i Minutemen vicino al castello. In pratica dobbiamo invadere un castello, che non so da chi sia popolato, liberare la zona e costruirci sopra la base, così almeno magari vediamo anche un po' l'housing, anche se non so sinceramente se lì diventerà una zona costruibile, ma immagino di sì, perché dovrebbe essere una nuova roccaforte dei Minutemen. Adesso vabbè, vi ho fatto vedere velocissimamente Diamond City per farvi capire un po' che quello lì, diciamo che è l'hub di gioco, anche se è un gioco single player in cui ci sono tantissimi commercianti dove comprare la roba, che la vendono a un prezzo carissimo perché hanno roba davvero di qualità, in cui c'è l'unico posto in cui c'è la legge, in questo posto praticamente, legge tra virgolette, perché tanto c'è l'istituto che è la minaccia principale del gioco, che mette terrore, cioè fa scomparire la gente a quanto pare, eccetera eccetera, ma questo fa parte della trama, non ci interessa. Adesso le missioni secondarie, cioè questa qui è una missione secondaria, quella che sto per andare a fare, perché è una missione di Minutemen, ovvero una delle quattro fazioni di gioco. Mi sono unito anche alla polizia praticamente, quindi faccio parte di due associazioni, Minutemen e la polizia. Perché sì, perché così ho più missioni. Quindi le missioni delle fazioni sono secondarie. Allora, il fucile da cecchino silenziato effettivamente ha più danno dell'altro, che ha anche la baionetta, che è fortissima la baionetta, adesso vi farò anche vedere. E quindi il cecchino silenziato, finché non lo potenzo anche questo con la baionetta eccetera eccetera, non penso di usarlo più di tanto. Adesso intanto avviamoci verso quella zona là, perché non posso fare il viaggio rapido perché non sono mai stato. Quindi ci sarà anche un po' da camminare. Il fucile da cecchino silenziato, però, nonostante ha più danno, per il fatto che ha meno portata e per il fatto che è silenziato, l'ho trovato... ah, intanto c'è una nuova armatura. Vabbè, se tolgo l'arma... me la toglie l'arma? Come si faceva a togliere? Boh, vabbè, dopo vi faccio vedere l'armatura quando non avrò un'arma. L'ho trovato molto più scarso a livello di danno, perché ha il silenziatore e perché ha meno portata, immagino. Adesso, intanto qui non c'è da cazzeggiare. Ah, non avete visto il mio nuovo compagno di squadra, che è una tizia, con cui avremo una relazione sicuramente, perché si è proprio il pulsante, così più diventa fedele, più vabbè, chiaro. E cosa volevo dire? Cioè, il cane l'ho lasciato un attimo lì. Tanto qua magari se non ci incastriamo... Ok, il gioco mi sta prendendo sempre di più, sono 16 ore di gioco ovviamente. E adesso tengo il fucile cecchino silenziato perché non siamo ancora stati scoperti. Quando mi scopriranno, poi chi mi scoprirà se trovo qualcuno ovviamente. Questo posto non mi piace per niente. Mosca mutante.
Ah, c'ha il mirino notturno, tra l'altro. Ecco, gli tolgo metà vita, per esempio. No, troppo poco. Ovviamente. Ma magari se non ci facciamo ammazzare dalle mosche mutanti, per esempio. Ok, mi sto già incazzando, figa. Mi sto già incazzando. Sto usando il to. Non è il caso di usare il Thompson contro sti ritardati, dai. Ah, cazzo, c'è anche una sanguisuga. Succhia sangue, cioè. Figa, mi stanno massacrando. Vaffanculo. Minchia, due mosche e una un succhia sangue mi hanno eliminato così. Magari non passiamo da quella zona radioattiva in cui ci sono tutti questi figli di Troia, perché. Ok, scrivo il mio personaggio comunque per chi lo volesse vedere. Un'armatura pesante, una maschera carina. Allora, non ho voglia di fare tutto il giro, anche perché potrei morire in mille modi diversi. Quindi tuffiamoci, cazzo. Non so se ci sono animali marini in questo gioco. Spero di no, perché sennò mi aprono il culo. Però ovviamente prenderemo un po' di radiazioni. Ma tanto Radaway ce ne ho parecchio. Oh, lì c'è la base dei supermutanti. Aggiriamola. Qua c'è una sanguisuga. Porca troia. Fatemi vedere la mappa perché c'ho le sanguis il succhia sangue a destra e i supermutanti a sinistra. Non so di cosa è meglio morire, tipo. Il problema è che dovrei passare da destra. Allora, se mi vede quella sanguisuga io mi incazzo, eh. Se mi vede quella cazzo di sanguisuga io mi incazzo, fighe. Ha rotto il cazzo. Vaffanculo. Ecco, mi hanno visto. Corri, cazzo, corri. Corri a più non posso, come se non ci fosse un domani. Vediamo se sono inseguito. Sì, c'è una succhia sangue che mi insegue. Che poi vabbè, non sono così forti. Era quella, diciamo, col teschio che sono forti, però mi sembra che era col teschio quella là. Apri sto cazzo di cancello e leviamoci dalle palle, più che altro. Leviamoci dalle palle. Nuota, cazzo, nuota. Ok, Kate è rimasta indietro, noi qua salviamo, così almeno non rischiamo più. Raggiungiamo Preston, figa, perché dobbiamo fare l'assalto. Allora, recupera la vita. Cazzo è successo? Esploso qualcosa, mi sa. Vabbè. Allora, eccoci qui finalmente dopo 1000 anni. Alla base di Preston. Allora, il cecchino basta. Vi faccio vedere le armi che ho. Allora, abbiamo una mitragliatrice, come avete potuto vedere, che ha 100 colpi. Quindi un Thompson della Madonna. Poi abbiamo una pistola modificata che ho trovato in giro, che è molto potente, nonostante non ha troppi danni, ma è molto potente. Poi abbiamo un fucile da combattimento, che è un fucile a pompa devastante, semiautomatico. Poi abbiamo la solita arma ridicola. Poi abbiamo un fucile laser, che è fortissimo. Abbiamo tanti colpi, tra l'altro, quindi non ci sono problemi di colpi. Vabbè, il solito moschetto laser, che ricarichiamo in caso di necessità, ma che non uso più perché il fucile laser è più forte. E poi il cecchino che vi dicevo, che ha anche la baionetta, che è fortissima. Quindi niente, io direi di partire con il fucile da cecchino e sentiamo come vogliono assaltare questo castello. Tanto qua hanno lanciafiamme, steampack, sacca di sangue, mina frammentazione, steampack. Ok, mi danno un po' di roba, quindi ci sarà resistenza sicuramente. Preston! Ciao, sono tutti qui, generale. Certo che sì. Fa impressione, Qual è il castello? Questa merda? Fort Independence, ma per i Minutemen Ah, è sarebbe quello Independence. forse. Ora capisci perché ho insistito così tanto per riconquistarmi. Ma messo male, direi. Non proprio. A me sembra messo piuttosto male. Vedrai quando lo avremo ripulito. Una volta rimessa in funzione la torre radio e sistemate le mura, la gente capirà che i Minutemen non hanno paura di combattere. Certo. Il nostro obiettivo primario è ripulire il cortile. È lì che dovremmo incontrare la Resistenza di maggior che parte della tipo? resistenza. Domanda. Le mura su questo lato sono le più esposte. Ma se giriamo a sud, potremmo raggiungere anche il cancello principale. Che stiamo aspettando? Entriamo e facciamo fuori quelle aragoste. Grande, No. ah, Se aragoste, ci cioè? dividiamo, Ah, è possiamo Marlurk, prenderli sui fianchi da probabilmente. Sono entrambi i delle lati. aragoste, o no? Sarà un gioco Boh. da ragazzi.
Perché non li facciamo avanzare verso... Oh, raga, state calmi con le proposte, cioè... linea di fuoco su questo lato e tu li attiri allo scoperto. Allora, generale... attirarli allo scoperto oppure dividersi? Oh, li attirerò fuori, attacco dai lati, ancora non me la sento, armi spianate. Raga, armi spianate, dai. Non complichiamo le cose. Non complichiamo le cose. Attiriamo e attacchiamoli alla massima potenza. Esatto, come cazzo. Vuoi. Ok, gente, avete ho avuto tante proposte dagli altri membri dei Minutemen, ma... cioè, facciamo le cose in modo diretto, dai, siamo dei bestioni. Cazzo, è vero, potevo portare... effettivamente... potevo prenderla tutta atomica, non ho ancora usato, ho tantissimi colpi sia della mitragliatrice canna rotante, che ho tantissimi nuclei per farla funzionare, la corazza l'ho anche colorata nella tuta atomica e l'ho anche... cioè al 100% dello stato, diciamo. Cazzo, potevo portarla effettivamente per questa occasione, però vabbè, combattiamo per un'ultima volta, cioè ancora una volta così. Oh, quanti siamo tra l'altro? Cioè quattro gatti siamo, cioè loro sono quattro, più io, più Kate... Attendi che prenda una posizione. Allora, intanto voglio sapere che granate... se mi ha equipaggiato le granate, perché mi sa che saranno fondamentali. Granata frammentazione, sì, abbiamo anche 9 molotov. Abbiamo anche 7 mine frammentazioni. Insomma, mi sa che c'è da combattere qua, eh. Allora, io parto con la baionetta e col cecchino. Poi, se c'è troppa resistenza, passo al fucile a pompa. Oppure alla mitragliatrice. Ok. Mi piace come piano, oppure anche il fucile laser, insomma siamo armati fino ai denti, raga. Intanto, Radaway, togliamo le radiazioni almeno. E Steampack, ne abbiamo 24, cazzo. Più acqua purificata che dà 30 di vita, mi sembra. Ok, raga, addosso! Ah, partono così anche loro, grandi. Addosso, cazzo. Non c'è nessuno. Sì, ci sono i Marlurk, ok. Torso. Venite qua, cazzo. Vieni qua con la baionetta, ti ammazzo, figa. Porca troia. No, no, aspettate, raga. Non sottovalutiamo l'avversario. Ok. Ma cosa sono ste proli di merda? Cazzo, sono quelle che rompono più i coglioni. Cazzo, ma sono già morti tutti i nostri compagni. Minchia, a me mi mettono troppa ansia, raga, sti cosi. Mi mettono troppa ansia. Ve lo giuro. Cazzo, corri. Granata qua. Via. Morite, merde. Kate, combatti, cazzo. Quanti cazzo sono, raga? Mi sa che non ho fatto bene a fare armi spianate. Sono troppi, figa. Sono troppi. Ricarica. Madonna, gambe destra e gambe sinistra. Muori, stronzo. Tra l'altro, la mazza da baseball chiodata rossa del precedente episodio è fortissima, eh. Non contro i Marlurk, però. Ma non la prole. Che cazzo me ne frega di ammazzare la prole. Porca troia, te hai rotto i coglioni, hai rotto. Lui. No. Perché non me lo prende? Ok. Pam! Avrei pure il guscio, ma contro una mazza da baseball con le catene rossa ci avete un cazzo da fare. È davvero fortissima, tipo... 45 di danno, una delle armi più potenti che ho. Chi è che è rimasto vivo dei nostri? Vabbè, dei loro nessuno, a parte questi due sfigati qua. Dei nostri invece... ah, dobbiamo curarci la gamba perché ci siamo fatti del male, ovviamente. Ah, sono rimasti vivi in due. Ci sta. Hanno fatto il nido. Hanno fatto il nido. Dobbiamo distruggere queste uova o torneranno in un attimo. Myrlurk amano fare la loro tana nei vecchi edifici. È probabile che le mura ne siano piene. Sono un veterano. Sì. Sembra ecco così, sì. Voi aspettate qui nel cortile. Voi chi? È uno. Sbarazzate di tutte le uova che trovate. Il generale e io ripuliremo le mura. Sono io il generale, sì, sì. All'opera, generale. Ok, dai, usiamo la pistola per eliminarle. Ah, è rotta qua la resistenza. Dai, cazzo, quante cazzo di uova. Cazzo, adesso mi muore. Boh. Vabbè, qua ci sono Radaway e Steampack. Ok, qua ce ne sono altre di uova. Raga, io non ho tempo da perdere. Gli lanciamo una granata così. Bene, ottima idea. C'era la collinetta dietro. Non gli ho fatto un cazzo. Perfetto. Wow. Questo qua è vivo. Ecco, infatti.
Sì, dai, non rompere i coglioni, ti ammazzo con la pistola, minchia. Ah, però sono schiuse le uova. E dai, Kate, cazzo, sono degli sfigati, non puoi subire così. Madonna. Ok. Lancia missili? Figa. Porca, ma pare che ce l'avevo già, l'ho lasciato al cane perché pesava troppo. Però, cioè, ci sta, zio. Comunque, diffusione, munizioni gamma. Ah, sì, c'ho anche la pistola gamma che in pratica dà radiazioni al nemico. Lo ammazzi con la radiazione, in pratica, al nemico. Cioè, quel testa di cazzo là doveva principalmente eliminare le uova, si mette a guardare il panorama. Vabbè. Cazzo è? Cos'è sto rumore? Ecco, c'è un'imboscata di sicuro proprio. Allora, armiamoci fino ai denti, va che... Mitragliatrice, dai. Oh, imbecille del cazzo, basta guardare il panorama, figa. Ha rotto la minchia. Porca troia! Regina dei Mirelurk? Ma che cazzo dici? Ma stai scherzando? Figa, è enorme! Vabbè, dai, svuotiamo il caricatore morto, dai. Porca troia, mi sa che non è un amico questo, raga. Ragazzi, levatevi da lì. Ma se è una testa... Quello che guardava il panorama è già morto. Perfetto. Allora, vabbè, non è fortissimo, dai, ho già tolto più di metà vita. Allora, usiamo... Uccidere cecchino. No, però che cazzo sono ste robe? Vabbè, dai. Che cazzo vuol fare? Cosa cazzo è sta roba? Oh, raga, via. Usiamo l'arma laser, va. Amico, dai, sei già morto. Porca troia. C'ha il teschio, quindi vuol dire che non è adatto per il mio livello. Andiamo sopra le mura. Vediamo se fa ancora il fenomeno da sopra le mura. No, 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 raga, sto morendo. Minchia, mi ha avvelenato. Oh, cazzo, sopra le mura però ci sono quelli lì, eh. Sapete che cazzo faccio? Vado già sopra a ripulire. Così almeno appena arriva alla regina le sparo da sopra. Allora, fucile da combattimento. Amico, ti avevo già visto prima. Però anche da dietro arriva. Dai, oh, ma basta! Mi stanno troppo sul cazzo i Mirelurk. Minchia, mi mettono troppa ansia, mi mettono. È vero che ho trovato il lanciamissili poi. Cazzo, mi ero dimenticato completamente. Sì, vabbè, raga, basta, eh. Proli di merda, avete rotto la minchia. Lancia missili. Minchia. Ah, è già arrivata la regina. Ma che cazzo vuoi fare, regina? Oh, guscio. Ah, io direi braccio destro, abbiamo... No, aspetta. Braccio destro. Che palle. No dai, avete rotto i coglioni voi, minchia. Avete rotto il cazzo, basta. Cazzo, è salita su? Raga? Raga? Sono nella merda. Minchia, gli sparo in testa, figa. No dai, torso. Sparagli con lanciamissili, figa. Muori, troia. Minchia, non gli faccio un cazzo. Via, 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 scappa, 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 scappa. Lanciagli. Anzi, facciamo una roba del... Sì, dai, va bene così. È vero, la granata nuca. So che è fortissima, fa un sacco di danno. Ma che cazzo vuoi fare? Merda. Ricarica, ricarica, ricarica. A guscio morbido, muori, stronzo. Il lanciamissili va usato con cautela. Oh, mi sto incazzando, raga. Ah, mi ha fatto spawnare qua, meno male, cazzo. Allora, ragazzi. No, 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 no. 48% è troppo poco per il lanciamissili, dai. Torso. Spara, 95%. Pam! Dai, dai, ricarica. Vai, usare la pistola laser, comunque. Stronzo, muori. Oh, pistola laser. Più granate. Granate. Stiamo morendo, raga. Stiamo morendo.
Granata. No, ne sto usando troppe, però mi sta sul cazzo sta cosa. Dai, su, muori. Minchia, ammazzo con la baionetta, minchia. No, scherzo, sta venendo verso di me, parecchio incazzata, mi sa. Come 14%? No. Raga. Ok, ha mali estremi, estremi rimedi. Citazione di Tom Cruise, ma non solo sua. Granata nuca, l'ha voluto lei, eh? L'ha voluto lei. A parte che qua dentro non può arrivare. Io gli lancio sta granata e sei morta, amica. Ciao, è stato un piacere. Cazzo, una granata bomba atomica l'ho lanciata praticamente. Ok, vediamo cosa mi droppa. Avevo rotto il cazzo e mi avevo ucciso abbastanza volte, direi. Revolver artigianale. Perché c'è un revolver artigianale? Ce lo lascio lì, non me ne faccio un cazzo. Chi è rimasto ancora che state sparando? Ma ancora vivo il tizio. È sopravvissuto stavolta quello che guardava l'orizzonte. Meno male, sono contento. Ok. Hai qualcosa da dire? Nessuno crederà mai che abbiamo ucciso quella cosa. Che l'ho uccisa. Te non hai fatto un cazzo. Ho lanciato una granata nuca io. Ottimo lavoro, gente. Ma non abbiamo ancora finito. Eh beh, cosa deve venire il re dei Mirelurk? Andiamo a dare un'occhiata alla radio per vedere in che condizioni è. Voi eliminate i Mirelurk rimasti e le uova. Ma voi chi? È uno? Basta dire voi. Comunque bellissima sta missione, cazzo. Vediamo, trasmettitore radio, interagisce. Avergli dato energia, saremo pronti a trasmettere. Sì, però ho sprecato un po'. Dopo avergli dato energia. Ah, ok, quindi adesso inizia il menu del crafting. Però, cioè, volevo dire che ho sprecato la granata nuca. Ne avevo soltanto una e penso sia rarissima da trovare. Però, raga, avevo rotto il cazzo il tizio. Allora, per dare energia, ovviamente, dobbiamo mettere un generatore. Lo mettiamo qua direttamente. E lo colleghiamo in questa maniera. Collega filo. Serve il rame per collegare il filo. Collega filo. Ah, ma quanto richiede di energia? Scusate. Perché? Ah, 10 di energia richiede. Figa. Su qui produce 5, su qui produce 10. Però non abbiamo alluminio. Quindi dobbiamo fare un generatore medio. E siamo a 8. E io direi un altro piccolo, dai. Oppure un altro medio. Facciamo due generatori medi. Anche la prima volta che li costruisco. Intanto lì, se la regina si levasse dal cazzo con quella carcassa. Ok, colleghiamo il filo. Che ovviamente non ci passa perché sarebbe troppo figo, se no. Ok, allora colleghiamolo. 1 e 2. Adesso ha 13 di energia, quindi dovrebbe bastare. Trasmetti radio. Funzionerebbe bene. Direi di sì. Ho collegato una centrale nucleare, minchia. Allora, qui abbiamo una nuova base. Intanto, sta cazzo di carcassa, si vuole levare o sta qui tutto il gioco? Mi sa che sta qui tutto il gioco perché i cadaveri in questo gioco non scompaiono. Finalmente un gioco che sfrutta la next gen, sia per quanto riguarda l'housing, cioè l'editing delle basi, sia per quanto riguarda il fatto che non scompaiono nulla, in pratica. Quindi qui e The Witcher sono i giochi che più sfruttano al momento la next gen. Caso, guarda caso, giochi in cui non sono usciti anche su old gen. Allora, qui è un castello, cazzo. E io direi che vabbè. Che palle le proli. Allora, postazioni di guardia. L'insediamento ha appena richiesto l'intervento dei mini. Oh, gira. Facciamoli aspettare. Mettiamo una postazione di guardia qua. Questa è Radio Freedom. Almeno ripariamo in qualche modo le mura, tra virgolette. E mettiamo una torretta qua. Così almeno da un po' di... Cioè... Basta! Hai rotto il cazzo! Ma muori! Cazzo! Ok, abbiamo messo una torretta qua, una postazione lì. Abbiamo messo 1000 generatori al coso. Se riusciamo anche a depurare l'acqua, non sarebbe male. Risorse. Acqua. Mettiamo un generatore anche più grosso, se possibile. Ma intanto prendiamo 30 di legno, così. Perché non me lo fa fare? Ah, perché... No, abbiamo tutti i materiali. Ah, serve grado scienza 1. Però no, volevo fare il fabbro, quindi ci accontentiamo ancora di questo qua base. Ok. Collega filo, ok. Abbiamo 10 di acqua adesso. Poi, voglio assolutamente costruire... una pompa... dell'acqua, da mettere nella terra... Perché in pratica ci dà, oltre che 3 di acqua, ci cura la vita al massimo, in pratica, ogni volta che beviamo quell'acqua purificata lì. Poi, cibo. Dove lo possiamo coltivare? O io direi qua fuori. Ah, qua c'è già una postazione di difesa, bene.
Ho uno, due, tre. Poi mettiamo anche granulama. Mettiamo dentro la base, mi sa questo. Anzi no, mettiamolo, sì. Qua può andare bene. Uno. E basta, perché è già finito in pratica. Questa deve essere la mia base principale, raga. Quindi dobbiamo farla benino. Ok, cibo quanto siamo adesso? Però serve, cioè richiede gente che ci lavora tutto sto cibo, quindi inutile che ci esaltiamo così. E noi ne mettiamo tanto, però finché non arrivano nuovi coloni non ce ne facciamo nulla. Oh, zucca. Assolutamente. Allora, tu comanda, assegna, lavora la terra, minchia. Poi risorse varie. Niente da segnalare al momento. Rimanete sintonizzati. Poi io metto una sirena, che tanto qua abbiamo altra energia da distribuire. Collega filo. Vai. Poi un punto di spawn di viaggio rapido qua, voglio. Poi la campanella che ci raduna tutti gli abitanti quando vogliamo, in pratica. Mettiamo anche torretta avanzata. Però richiedono energia le torrette avanzate, ovviamente. La torretta di livello 2 vorrei mettere. No, no, non richiede energia questa. Ah, serve fanatico di armi. No, aspetta che facciamo fanatico di armi. Special. Ah, ho due punti di abilità. Questi due punti di abilità volevo fare il fabbro, che mi richiedeva a livello 16, quindi lo possiamo fare finalmente. Fabbro, sì. E fanatico di armi, a che cazzo serviva? Intelligenza, penso. Esatto, questo. Ok, quindi adesso possiamo fare la torretta a livello 2. Ci sta una difesa della Madonna. La mettiamo qua sopra, tipo. Anzi no, deve essere la nostra difesa principale. Ovviamente qua devono rompere i coglioni ancora le uova, quindi scendiamo. La metterei al cancello qua principale. Così vediamo se fanno ancora i grossi poi. La mettiamo qua così, però. Oppure sopra le mura, boh. Sopra questa collinetta mi ispira, devo dire. La mettiamo così. Qua. Così. Abbiamo 13 di difesa almeno. Poi dovrei... Master ti ha aggiunto come amico. Dovrei fare qualche mobile. Cioè i letti dovrei fare, perché abbiamo soltanto 5 letti. Che vabbè, non sono neanche pochi, dire il vero, però... Qualche letto lo dovrei mettere. Però non sopra, ma... Allora, qua che abbiamo già ripulito da queste cazzo di uova di merda. Ho un letto qua. Poi. Un letto qua. Uno qua. Abbiamo così 8 letti. Ah, alcuni ce n'erano già dentro, vedete? Un letto qua. Ah, questi qua sono dei fili già collegati. Cioè, c'erano già dentro la base, condotto elettrico. Sì, perché poi si possono collegare i fili tramite condotti elettrici, ovviamente. Poi, sedie. Siccome so che ci sono dei catastrofici in questo gioco, io vorrei mettere una bella sedia comoda. Tipo questa. Ma basta, ste cazzo di proli. Vorrei mettere una sedia così. Basta, hai rotto la minchia. Porca troia, basta. Basta, avete rotto il cazzo. Caga minchia. Dove cazzo sei poi, lì? Ste cazzo di uova, basta. Mettiamo qualche panchina qua, così, tipo. Poi contenitori. Poi voglio un mio deposito personale, dove devo mettere le cose in caso ho troppa roba da portare. Dentro questa stanza qua, per depositare la roba. Infatti tutte le cose che ho depositato negli altri campamenti le porterò tutte qua, perché sarà la mia base principale. Poi voglio anche un altro contenitore qua, magari per le medicine. Dunque, una cassetta degli attrezzi per gli attrezzi. La mettiamo qua. Spero non mi vengano a rubare in casa, ovviamente. Ho messo delle torrette che mi difendono, ovviamente. Tavoli. Voglio un tavolo, voglio. Un tavolo da lavoro. Un tavolo qua così. Ah, ovviamente qua sono morti dei compagni di squadra che andremo a razziare, perché vi ricordo che sono qua.
ho scoperto che tutto può essere, cioè chiunque può essere ucciso, anche Preston volendo, come abbiamo scoperto nel precedente episodio, tra l'altro. Vabbè, rimuoviamo qualche cazzata tipo questa lì. Vabbè, ok. Questo cos'è? Ah, abbiamo un'officina, ovviamente, in cui ci depositiamo tutti i materiali, perché ricordo che pesano un casino. Vari materiali. Deposita tutti i materiali, perfetto. Stazione di primo soccorso, però richiede un abitante. Quanti abitanti abbiamo? Siamo in due abitanti, ovvero Preston e il tizio sopravvissuto che guardava l'orizzonte. Siamo morti tutti, tipo. E qua togliamo queste casse di legno, non ce ne facciamo un cazzo, per metterci poi un mobile, dai. Un bar, tipo. Dai, mettiamo un baretto. Espositore per statuette. Perché? Mettiamolo. Adesso vediamo cosa serve poi. Televisione. La televisione assolutamente la voglio, cazzo. Qua tipo. Poi mobili. Televisione. Ah, però televisione, vabbè. Ah, mi serve alluminio. Vabbè, l'alluminio è un materiale abbastanza raro. Vabbè, i cessi, serve la ceramica, ma boh, non ce li abbiamo ancora. La vasca, ho finito un po' le risorse, quindi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Allora, espositore per statuette. Allora, vediamo se mettiamo una statuetta, tipo. Statuetta percezione. Deposita. Eloquenza, deposita. Eccole qua, abbiamo messo due statuette. Quindi quando troveremo le statuette riempiremo questo espositore per statuette. Non so cosa cazzo serve, però vabbè. Insomma, direi che la base un po' l'abbiamo fatta. Vediamo un po' come sono le caratteristiche. Abbiamo 2 abitanti, 5 di cibo, 13 di acqua, 16 di energia, 13 di difesa, 9 letti, felicità 32%, ma in salita, cioè in miglioramento. Dovrei metterci magari qualche altra torretta, ma pazienza. Volevo un attimo parlare con l'altro abitante sopravvissuto, che non trovo. Dove cazzo è l'altro abitante? Non ha voglia di lavorare, in pratica. O starà dormendo, boh. Volevo potenziare qualcosa avendo il grado di fabbro livello 2. Però adesso mi siederei un attimo sul divano, dopo aver fatto questa grande battaglia, questa grande costruzione. È giunta notte, direi di dormire fino a domani mattina. Aspetta, sono le 9 pm, quindi facciamo 12 ore. Guardando l'orizzonte. Adesso con il grado di fabbro livello 2 volevo soltanto vedere cosa potevo costruire. Poi vi saluto, perché per questo episodio direi che è tutto. Cazzo, perché diventa così luminoso? Ah, c'è una nebbia incredibile, quindi non possiamo neanche ammirare il panorama, perché non si vede più un cazzo. Vediamo se troviamo il secondo sopravvissuto. Ah, eccolo qua, sì. Sta la Minuteman. Ho bisogno di scambiare un paio di cose. No, non è vero. Ah, lui starebbe qua, starebbe. Cercate di restare al sicuro. Richiede l'omino. No, lui mi serve per attirare nuovi coloni. Quindi non lasciamo perdere. Vabbè, allora io direi di viaggiare un attimo rapido fino a qualche parte dove c'è la modifica per le armi. Fino a Sanctuary, per esempio. Ah, che è la mia armatura. Vedete? L'ho colorata con i colori della Voltec. Perché è già notte, cazzo. Questo viaggio qua è stato troppo lungo. Vabbè. Oh, modifica per armi, crea. Autorità virtuosa, minchia. Chiave idraulica. Potrei fare già sta roba qua sulla chiave idraulica, però. Coltello a serramanico. Lanciamissili. Vediamo se si può potenziare il lanciamissili. Ah, si possono mettere i mirini. Si può mettere la baionetta sul lanciamissili, una roba molto ignorante. Come il silenziatore pure, vabbè. Leva per ruote. Vi ricordate che volevo fare questa modifica? E adesso la facciamo, perché penso che diventi molto più forte. Crea. Vediamo se la mazza da baseball può essere migliorata. Ah, il macete. Modifichiamo anche il macete. Diventa molto più figo. Ah, vediamo se posso mettergli... Vabbè, il silenziatore c'è già. Caricatore medio rapido. No, ce l'abbiamo già.
Dove cazzo è? Ah, perché la baionetta non posso metterla su già il silenziatore. Ok. Non ha senso come cosa, però vabbè. Eccola qua, mazza da baseball. Potrei metterla tagliente. Io direi di sì, eh. Che dite? Minchia, ho delle armi allucinanti adesso. Qua tra l'altro ho fatto una piccola costruzione, non prefabbricata, ma proprio pezzo per pezzo, ed è venuta una merda, effettivamente. Oh, dormiamo. Altre 12 ore. Dorme sempre il personaggio. Ok. Testiamo sta nuova mazza da baseball, vediamo. Minchia. E volevo vedere anche quell'altra arma che col fabbro livello 2 ho creato. Dove cazzo era? Eccola qua. Vediamo un po'. Minchia, bellissima. E anche il macete. Vediamo. Seghettato, bellissimo, cazzo. Insomma, volevo un attimo trovare due predoni da ammazzare per farvi vedere un po' queste armi qua. Intanto cuciniamo qualcosa, tanto per... La bistecca di regina dei Mirelurk. Più 2 costituzioni per un'ora. Minchia. Posso farne 5, tra l'altro. Carne di Mirelurk arrosto. Costine di carne. Ok, stiamo cucinando di brutto. Ok, utilità. Ok, siamo a posto. Abbiamo cucinato. Ok, oggi la giornata è già meglio. Allora, io direi di andare a provare queste 2 nuove armi, poi vi saluto perché sta venendo un video infinito, tipo. Il whisky, no, non ne faccio un cazzo. Anzi, no, il whisky, sapete dove lo mettiamo? Il whisky lo mettiamo sopra il baretto. Minchia, caratterizziamola questa casa. Finiamo l'episodio come ho fatto l'altra volta a Bosco Paludoso per testare le armi. Da 2 goal, insomma. Minchia, raga, dobbiamo vendicarci per tutte le volte che ci hanno ucciso l'altra volta, sti cazzo di goal. Raga, li ammazziamo adesso, li ammazziamo. Venite qua. Come on. Fatevi sotto. Fatevi sotto. Ah, l'altra volta eravate in 20, adesso non è possibile che non c'è nessuno, eh. Intanto prendiamo radiazioni a gratis. Buonasera! Zan! Cazzo, one shot, raga! Minchia, one shot. Ah, vieni qua, stronzo. Tan! Dai, avanti i prossimi. Vieni qua. Pam! Attacco potente. Pam! Proviamo anche questa. Incazzi vostri adesso. Eccolo. Coglione di merda. Ti ho tagliato una gamba, minchia. Adesso non fate più i fenomeni come l'altra volta, eh. Eccolo qua, un nuovo amico. Stronzo, voglio farti l'attacco potente. Vai. Pam! Non è morto però, perché è un inseguitore, è un po' più forte degli altri. Vabbè, usiamo uno steampack. Al torso. Pam! E adesso con la baionetta invece. Zan! Minchia, guarda quante munizioni qua. Denaro prebellico serve per essere venduto in pratica. Il prebellico sarebbero i dollari, per dire. Se li vendete vi danno parecchi soldi. Ovviamente vado a fare il grosso dai goal, non è che vado dai super mutanti che mi aprono il culo, ovviamente. Qui si è dato fuoco prima di morire con la carica nucleare. Ah, abbiamo un goal. Minchia, l'ha proprio ucciso. Pam! Sanguisughe di merda. Minchia, ti ammazzo con la baionetta. Cazzo. No, figlio di troia. Minchia, quickscope. Ok, anche per oggi è tutto. Penso sia venuto un video lungo, però penso parecchio denso ed è bello da vedere. Insomma, abbiamo fatto parecchie cose. Abbiamo liberato una fortezza, provato nuove armi. Abbiamo costruito le basi di una nuova base. Abbiamo costruito la mia nuova base ufficiale, cioè quella fortezza lì che migliorerò di continuo, in pratica. E niente, Fallout 4 mi sta piacendo davvero molto. Questo è il mio terzo video su Fallout 4. Ditemi se ne volete altri, io penso ne porterò altri, perché questo gioco davvero mi terrà occupato davvero moltissimo. E quindi io, dal momento che ci giocherò tanto, sicuramente qualcosa registrerò. Anche per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, uscite i like e al prossimo video. Ciao a tutti!